Abbiamo percorso i 120 km che dividono il Piemonte dalla Liguria, le montagne dal mare, quella che una volta era l'Alta Via del Sale, che adesso concorre come patrimonio mondiale dell'umanità. Questa è una candidatura di tipo geologico, perché appunto con gli studi che sono andati avanti per parecchio tempo, i geologi ci hanno dimostrato che in questa parte del mondo c'è una situazione unica, che appunto è quello che viene richiesto dall'UNESCO, un valore universale eccezionale, che è quello che ci consente di capire l'orogenesi delle Alpi e lo studio della tettonica praticamente, che può essere applicata poi in tutto il mondo, in quest'area ridotta che va dalla cima più alta delle Alpi Marittime, che è a circa 3.300 metri di quota, fino all'abisso che sta davanti a Monte Carlo, che ha una profondità di 2.600 metri. Quindi c'è un dislivello di quasi 6.000 metri complessivamente tra sott'acqua e fuori dall'acqua, e si tratta appunto di una zona in cui la storia geologica della Terra può essere illustrata, capita e valorizzata per queste sue peculiarità uniche. Giovedì 26 agosto l'ATL del Cuneese, insieme a Conitours, ha organizzato una giornata di promozione di una delle vie del sale, Limone Monesi, una delle strade più belle d'Europa. I partecipanti che si sono prenotati sono già 70, ci sarà anche una delegazione di francesi dalla Varroia, Liguri e molti amministratori locali. Noi siamo partiti da Pinerolo col treno delle 5.17 che arriva a Limone alle 8.25, dopo aver chiesto l'autorizzazione a portare le bici alla direzione regionale di Trenitalia, aver pagato 9 euro il biglietto, 3.50 il supplemento bici. In Liguria, invece, portare le bici in treno è gratis. Attraversiamo la Granda, arriviamo a Cuneo e poi a Borgo San Dalmazzo, dove colpisce il memoriale alla deportazione. A Limone Piemonte, esattamente a 1000 metri di dislivello, iniziamo la salita, non dai tornanti che salgono al Col di Tenda, ma dal sentiero che porta sulle piste da sci fino al Colle Campanino, 2140 metri. Da lì lo sforzo più grande è fatto, perché poi la strada rimane in quota fino al rifugio Don Barbera, dove dormiamo e ristoriamo dopo 28 km e mezzo. La strada è l'antico e suggestivo tracciato d'alta quota immerso nelle Alpi Marittime che collega Piemonte, Liguria e Provence-Alpes-Côte d'Azur, utilizzata una volta per commerciare sale e molto altro. Oggi è percorribile a piedi, mountain bike, quad, moto e fuori strada. Quando verranno vietati i motori a scoppio e ci saranno solo moto e autoveicoli elettrici, la sostenibilità sarà completa. L'accesso infatti è soggetto a un permesso di transito dal 2015, inserito per poter manutenere la strada. I permessi giornalieri sono rilasciati alle postazioni di controllo. Il pagamento rappresenta il contributo alle spese di gestione e di manutenzione della strada, 15 euro per le macchine e 10 euro per i quad. Le prime informazioni sulla Via del Sale risalgono al XIII secolo, quando veniva chiamata Via Marenca, cioè che porta al mare. Nel 1750 il valico del Col di Tenda era attraversato annualmente da 30.000 muli, soltanto per il trasporto del sale. Nel 1780, su ordine di Re Vittorio Medeo III di Savoia, iniziano i lavori della nuova strada carrozzabile, in sostituzione della precedente che passava sul versante opposto, l'antica via romana. L'opera termina nel 1792 con il percorso quasi del tutto simile all'odierna rotabile e che prende il nome di Strada Reale. Poi, tra il 1881 e il 1895, contemporaneamente alla realizzazione del tunnel di Tenda, sul colle, nell'Alta Varroia, viene costruito un massiccio sbarramento fortificato che mirava a difendere il Piemonte e i confini italiani. Viene realizzata anche la strada che unisce le fortificazioni e gli abitati di Limone e Monesi, sistemato e allargato tra il 1938 e il 1939. Oggi, grazie al contributo europeo del progetto Alcotra 2007-2013 e alle partecipazioni monetarie degli enti aderenti, si sono eseguiti i lavori per il ripristino dell'antica sede stradale. Nel 2014 si è inaugurato il cippo confinario del Colle dei Signori, il restyling atteso della strada ex militare Limone-Monesi, sono stati fatti muri di sottoscarpa in pietrame, ricostruiti i tombini e le vie d'acqua, riportando all'antico splendore i 39 km del tracciato. Un percorso attraversato ogni anno da migliaia di turisti, che continua ad offrire bellezza, natura ed economia a un territorio che potrebbe presto diventare patrimonio mondiale dell'umanità.